Si chiamava Fernando Balbuena Flores, era un immigrato di origini ispaniche. È arrivato intorno alle 8 del mattino in stazione con la figlia, con l'ex moglie. E pensate che si è fatto fuori, nel senso che si è ucciso lanciandosi con la figlia di soli 5 anni di età sui binari della metropolitana. Ma udite udite, l'uomo è morto ovviamente, però la bambina, la figlia, è rimasta completamente illesa, sana e salva. Non ha riportato neanche un graffio e ve lo posso garantire. Infatti la bambina stava in braccio suo, l'uomo che aveva 45 anni è morto, travolto dalla metro, la figlia è illesa e diciamo che è riuscita a salvarsi da morte certa. Il teatro di questa storia, New York, la grande mela di Big Apple, come viene chiamata spesso e volentieri dai più, e la bambina è stata dimessa dall'ospedale poco dopo. Poi è arrivata anche la mamma, di nome Niurka Caravaglio, e il compagno di quest'ultima. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, datemi le vostre opinioni, le vostre considerazioni. Probabilmente il gesto in questione può essere considerato come un gesto della follia, un gesto probabilmente che è stato dettato dalla depressione, come spesso e volentieri accade. Iscrivetevi, commentate, al prossimo video dico l'ultima frase ed è Fernando Balbuena Flores, riposo in pace, amen.